Ed eccoci qua, dopo circa 2 mesi e mezzo di assenza dalle interviste dal vivo, ci troviamo oggi a ripartire anche con le interviste dal vivo e parliamo con un artista un po' particolare, José Dalí. Buongiorno a tutti, meno che a uno. E chi sarebbe questo Quello è il uno? problema. Ah, quello è il problema. Ma togliamoci la maschera, va, togliamoci la maschera. Beh, io mi volevo ispirare a profumo di donna e Ah, allora avevo messo questa maschera un po' particolare, però particolare. ce la dobbiamo proprio E come mai togliere. l'hai messa nella parte posteriore? Beh, È da interpretare, questione di no? scelte. Allora, José Dalí, pittore, ma io lascio spiegare a te la tua professione, diciamo, perché io sono un po' ignorante nell'arte pittorica e quindi voglio partire da te. Io però faccio una breve parentesi, perché ho conosciuto te non personalmente, ma diciamo per la tua performance che hai fatto tantissimi anni fa, la prima volta che sei venuto a Velletri nella mia città, che era l'84, mi sembra che hai 84, 84, ottobre, novembre, 84. hai fatto una cosa particolare per l'epoca, diciamo. Hai fatto una performance. E sei uscito in Piazza Cairoli, la piazza centrale di Velletri, con un carro funebre e tu sei uscito da una bara che era all'interno del carro funebre. Spiegami un attimo per quale motivo hai fatto questa performance. Allora, un famoso critico dell'epoca, Giulio Carlo Argan, si espresse dicendo che in quell'epoca l'arte era morta e sepolta. E siccome mi è capitato di fare quella mostra a Velletri, io ho pensato, dico, quale occasione migliore per dimostrare che Era l'arte risorta. poteva anche risorgere con una mia esposizione. Perché fortunatamente lo ritenero opportuno, mi offrirono la sala più bella, quella che non ho mai offerto a nessuno, di Velletri, infatti destò un po' clamore, invidia e un po' di cose. E avendo saputo questo, che c'era tutto questo, queste cose umane, Sì. perché io ho sempre considerato mio padre un extraterrestre, e di Ecco, non conseguenza, abbiamo detto chi era tuo padre, per esempio, ma si ma capisce, immagino no? di Si sì, capisce, spero no? di sì. È scontato. E praticamente io mi sono sempre sentito un extraterrestre in questo mondo strano dove noi eleggiamo delle persone che nemmeno conosciamo e le facciamo diventare presidenti e roba di questo genere, e poi magari capiscono meno di una persona ignorante, seppur Sì. avendo studiato. E quindi capitai qui per caso, feci questa cosa e naturalmente creò scalpore perché forse non l'aveva mai fatto nessuno. Ah, sicuramente non l'aveva fatto mai nessuno. Adesso andiamo alla tua arte. Che genere di arte proponi tu? Cioè... Io non so, partiamo dal fatto che io non sono un artista, e proprio in questo mondo in tutti hanno il bisogno di sentirsi artisti, io credo di non esserlo affatto. Anche perché non credo che se uno crea un capolavoro della propria esistenza, invece di creare dei capolavori pittorici, eccetera, faccia qualcosa di male, anzi fa qualcosa di buono. Io mi sono divertito a giocare sempre, ma non mi ritengo né un. Io scrivo libri, dipingo, faccio delle mostre professionali, ma non mi sono mai. Non so, è una questione di. Considerato pittore, no? Non No, ti sei. ma se mi gira di fare. Adesso, l'unica cosa che non sono. Io ho fatto i corsi di pilotaggio sulle Lotus Formula 2 con Harry Morrock che insegnava, perché volevo fare il corridore automobilistico. Dipingevo un po' per scimmiottare mio padre, un po' perché mi piaceva dipingere, per esprimere qualcosa di me. Poi mi piaceva cantare, ma non ci ho Hai mai fatto anche provato. l'attore, mi sembra, vero? Ho fatto anche l'attore con Neri Prando Visconti, con diversi Registi. registi di nome, ma l'ho fatto perché mi sarebbe piaciuto fare il regista. Quindi andavo sui set dei film. E andavo a vedere, per esempio, il primo film che fece Ugo Tognazzi come regista, si intitolava Il dito al naso,
lui lo andai a vedere a Cinecittà mentre lui girava la sua prima esperienza di regia. Mi ricordo pure l'aneddoto, stava riprendendo, c'era la camera, la macchina da presa, sotto un balcone una donna che si affacciava a un balcone e lui dice no, spostatela un pochetto più avanti. E infatti l'ha messa un po' più sotto per vedere più cosce, no? Perché era un po' scosciata. Ecco, da qui si vede il cielo, si vede. E quindi a Cinecittà pure incontrai i due attori inglesi di Giulietta e Romeo, mentre Zeffirelli girava il film. Insomma, mi divertivo ad andare ad apprendere una parte di mestiere, avevo questa passione. E poi ne ho fatte tante altre cose, mi sono divertito. Sei stato ospite di tantissimi programmi televisivi per parlare di te e di tuo padre, giusto? Sì, sì. E a proposito di tuo padre? Soprattutto di mio padre, perché io non sono un cacchio, voglio dire, mio padre è l'artefice del suo successo, di quello delle sue creazioni, eccetera. E naturalmente, come dire, la gente è più curiosa di sapere di tuo padre, di lui, che non di me. Io sono una comparsa, praticamente. A proposito di tuo padre, com'era il rapporto tra te e tuo padre? Ma io, la mia storia è un po' complicata perché io sono rimasto in mano ai miei tutori, perché io sono nato nel 40, quindi in tempo di guerra ancora era tutto un casino, quindi sono rimasto, diciamo, l'ho incontrato, lo vedevo da piccolino quando il mio tutore mi portava a passare dei periodi da lui. E poi l'ho visto da grande quando ho incontrato mia moglie, gli ho raccontato la mia storia e disse ma tu devi andare a chiarirla sta cosa, e quindi ho cominciato a rifrequentarlo da grande, quando loro erano già anziani, quando le immagini che apparivano sui giornali erano quelle di giovani, e quando li ho incontrati da anziani a Parigi mi fece un pessimo effetto, insomma, perché avevano una certa età, lui insomma erano così. E quindi diciamo che il mio rapporto con mio padre era come un rapporto come un ragazzino, più ragazzino di me quando ero piccolo, perché se ne inventava di tutti i colori, era un compagno di giochi. Ah, ho capito. E, hai scritto un libro sulla tua vita? No, ho scritto un po', però sai, io li scrivo, non sempre li pubblico. E ho scritto, allora aspetta, vagli a ricordare, uno e l'altro da lì. Un altro è intitolato Il figlio del venditore di sogni, e quello è in circolazione. Poi ne ho scritti altri di poesie, adesso ne ho scritto un altro insieme a quattro mani con uno scrittore che si chiama Ferdinando Scavran, e adesso ne stiamo scrivendo un altro assieme. È un bel libro, un romanzo impegnativo. Quando uscirà? Ah, non lo so, perché lo stiamo ancora scrivendo. Ah, ancora. Quello che sta in giro adesso, aspetta, si chiama quello ultimo che abbiamo fatto, è da ridere, non mi ricordo il titolo. Può succedere, succede, specialmente con il bello della diretta, nel senso che siamo improvvisando. No, avrei dovuto portarlo qui perché ce l'ho da qualche parte. Stiamo improvvisando, non è che abbiamo, noi è la prima volta che ci vediamo di persona. Ma come no, ci siamo messi d'accordo con tutte le battute, non è le vero cose, nulla. Non le ho studiate nemmeno. E poi si nota, si vede pure che stiamo improvvisando, perché è mio, diciamo, carattere nel intervistare è quello di improvvisare principalmente. Poi se c'è qualcosa che magari si può accennare prima, qualche volta succede, ma io normalmente improvviso. Io non l'ho mai fatto in tutta la mia vita, le interviste mi hanno fatto, cioè, mai fatto un'intervista. Allora questa è un'intervista esclusiva mondiale. No, non ho mai fatto un'intervista concordata, non ho mai detto quello non diciamolo, mai fatta, cioè anche a me piace essere spontaneo, perché sì, spontaneo, certo. Esce, diciamo, è una chiacchierata tra amici o conoscenti, oppure tra belletrani, perché ormai ti consideriamo un belletrano, no? Anzi, beliterno, in italiano beliterno. Beh, se fosse un bellicoaterna. Bellicoaterna sarebbe un po' meglio. Bellitombola. Senti, mi vuoi raccontare qualche aneddoto della tua vita al quale, diciamo, tieni molto, che ti fa molto piacere raccontare? Ma sai, anche io di solito racconto cose soltanto che fanno ridere, perché la cosa più importante
che mi hanno insegnato i miei è il fatto dell'allegria e di essere, come dire, del saper ridere soprattutto di me stesso, ma anche degli altri quando capita. Quindi, ma cosa vuoi che racconto? Ma non, tante cose me le dimentico pure che comincio ad avere una certa età, ma non, a me ne sembra di non aver fatto nulla di particolare. Cioè sono storie che tutto sommato, è come quella che ti ho detto di Tognazzi, ma poi me ne sono capitate tante altre con personaggi famosi. Ma con mio padre, sai, era bene o male, sai, è un rapporto falsato quando tu sei in famiglia, perché io sono un figlio unico, ho una storia particolare come l'hanno avuta loro. Mio padre è stato tutta la vita con mia madre, che ne dicano di storie, eccetera, e praticamente quasi quasi ritengo una cosa normalissima. Certo, a delle persone, come dire, che sono inquadrate, poteva sembrare strano lui perché aveva dei comportamenti. A me sembrava più che normale, e anche quando io faccio delle stronzate, a me sembra normale farle. Diciamo che questa è un po' una prerogativa degli artisti, quella di fare quello che si sentono di fare, quindi... Ma questo è un senso della libertà, no? Sì. Adesso, per dire, non ricordo esattamente, sai, nell'84, però quella cosa della cassa da morto, mi fece un'intervista a Mario Fucile da New York, cioè una roba, cioè che in un posto... Ha fatto colpo, diciamo. Fece una cosa incredibile. Sì, perché all'epoca, diciamo, era inimmaginabile forse una performance del genere, no? Eppure pensa che è stata un'esperienza, perché intanto, te lo dico, andai da Mattacchioni, di Lariano, per chiedergli l'ausilio della macchina. E lui mi ha detto che era uno più matto di me. Uh-huh. Allora, mentre mi è venuto a prendere a casa, mia moglie mi ha visto uscire dentro la cassa da morto. È pure un po' macabro come, senti, come cosa. E praticamente c'era il raso e si scivolava, quello correva come un matto per arrivare puntuali all'inaugurazione, e io scivolavo sul raso, le volte, porca miseria, dico, ammazza come li trattate male sti cadaveri. Ma non ti sei sentito nulla dentro, diciamo, in quei momenti? Niente, io mi sono divertito, cioè parlavo con lui, dicevo, ammazza, ma se li trattate così, dico, qui se scivola, le capocciate si sprecano, e che gli fa, tanto sono morti, dice. Beh, poi loro sono molto particolari su certe cose, sì. Ma no, a me non fece, ma guarda, è una cosa, come dire, è una cosa che non è, ma sai, voglio dire, la morte è un passaggio. Tutto sommato, purtroppo fa parte della vita. Purtroppo esiste, e l'eternità sarebbe forse anche più noiosa vivendo troppo. Tutto sommato, come dire, fa parte della vita. Perché non farla diventare uno spettacolo? Poi sai, col fatto che lì stavano aspettando una mostra di 90 quadri, io portai 90 opere nella sala che appunto non era mai stata concessa a nessuno, suscitato l'invidia, un po' di rumorini. A proposito della mostra, vogliamo fare un ricordo di una persona molto, molto nota e molto importante a Velleri, che credo che sia stato la persona che ti ha preparato questa mostra, l'architetto? Marcello De Rossi. Marcello De Rossi. Marcello è stato una, per me, come se ci fosse ancora, guarda. È stata una, lui e la moglie, due personaggi della mia vita, è lui che ha voluto fare questa mostra, e naturalmente anche lì c'erano delle storie, io cose che non conoscevo, io non mi occupo di politica e non è che ho molta simpatia alla politica, probabilmente lui aveva, non credo che ce l'avessero con me, perché io non, ti ripeto, arrivato qui, organizza una mostra, gli hanno creato dei problemi. Hanno creato dei problemi a lui, a lui. E di conseguenza a me, e praticamente hanno boicottato, hanno cercato un po' di boicottare. Però la mostra suscitò tanto di quell'interesse che hanno prorogato la chiusura, perché era piaciuta, c'era venuta un sacco di gente, e hanno tentato di rifare altre cose del genere. Ma dove l'hanno fatta quella mostra? Non so se la sala delle lapidi fosse... Ah, sai, quindi al comune, al palazzo comunale. Sì, palazzo comunale. Perché non ricordavo bene, diciamo, il luogo dove avevano fatto questa mostra io. Va bene, per me è stato un piacere avere questa chiacchierata con te. Vogliamo salutare tutti i Veliterni. Aspetta che
prendo. Ah, riprendi? No, 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 li saluto così. Ah, così. Ciao! Ciao a tutti. Dal prode Fernando. E Eusebio da lì. Ciao!